tornata con un altro video. Voi, come al solito, l'avete visto dal titolo, sono tornata con Svuota la spesa. Svuota la spesa è un video che non faccio tanto spesso, però mi è stato richiesto molte volte, sia su YouTube, magari sotto a qualche video, e sia quando su Instagram chiedo che video vorreste vedere. E niente, visto che ho fatto la spesa alla Decoo, che è un supermercato che si trova in tutta Italia. Anzi, so che è in grande espansione ultimamente. Infatti, da novembre è arrivato anche qui a Licola, dove abito io, vabbè, un paesino in provincia di Giugliano. Prima non c'era da altre parti, quindi ho pensato, vabbè, dai. Quindi magari sono anche prodotti che in offerta comunque potreste trovare alla Decoo. Lo scontrino purtroppo mi sono messa a cercarlo, non l'ho trovato, però più o meno mi ricordo i prezzi e quindi ve li so dire. Partiamo dal frigorifero, perché anzi devo anche posarle queste cose, perché già in mezz'ora che le tengo così, perché mi sono un attimo organizzata per fare il video, e partiamo subito. Allora, ho preso, se non sbaglio, questa 1,30 euro, 1,40 euro in offerta, questa confezione di iceberg e carote della Bonduelle. Sono 230 grammi di prodotto, li faccio in 2 giorni, magari me ne faccio metà stasera e metà domani, quindi sono molto comode, perché singolo sono molto comode. Poi, due confezioni, queste erano in offerta, di Vita Snella Zero Grassi, yogurt alla fragola in pezzi. Questi mi piacciono molto, infatti quando sono in offerta li compro, se non mi sbaglio questi circa 1 euro. Comunque su di lì stiamo lì con il prezzo, se non è 1 euro è qualcosina in più, addirittura qualcosina in meno. Poi, sempre in offerta, ho preso della Galvani, della Certosa, la Crescenza Italiana Light. Questi sono 165 grammi di prodotto. Questa anche penso di farla in 2 volte, perché comunque è tanto prodotto, oppure magari mangio solo questo. Poi, una confezione, questa era in offerta, però sinceramente anche questo non ricordo il prezzo, ma è circa un paio di euro. Una confezione di 5 pacchi di Wüstel, questi sono i classici al suino. Io questi tengo di scorta per quando magari viene Mauro qualche sera che stiamo qua a vedere un film e gli faccio un toast, un salto in bocca, quindi li tengo sempre di scorta. Comunque li ho presi perché comunque la... domani mattina lo dico, la scadenza è lunga, quindi li ho presi anche questi un paio di euro, ma forse anche meno. Poi una confezione di Philadelphia Mini, anche questi fanno sempre utili quando non sai cosa mangiare, ti mangi uno o due di questi con un panino e stai a posto, anche magari per la volta che devo andare al lavoro e non, che ne so, non ho voglia di bresaola, quella che porto spesso. Poi, una confezione sempre di questa della marca Deco, di cotoletta di pollo. Questa, se non mi sbaglio, è 1,60 euro, 1,70 euro, vabbè, mangio 2 volte con 1,70 euro, quindi il prezzo è buono. Poi, insaccati, questi erano tutti in offerta, mi ricordo bene. Il salame a 1,10 euro. L'arrosto di pollo, questo a 1,20 euro, a 1,30 euro. E la bresaola, questa la confezionano loro, 90 grammi, 3 euro. Io questa ce l'ho sempre, sia per quando sto a casa, ma specialmente per quando vado al lavoro, perché in genere, stavo dicendo, in genere comunque quando vado al negozio mi porto la bresaola, perché comunque la bresaola me la dava quando ero a dieta il nutrizionista, ed è rimasto quello, 90 grammi di bresaola con 70 grammi di pane. E quindi queste sono le cose che ho preso per quanto riguarda il frigo. Andando avanti, poi ho preso sempre in offerta questa confezione di 6 cornetti integrali di Ramolino Bianco, se non mi sbaglio 1,50 euro, 1,60 euro. Ho preso in offerta, ma comunque mi serviva, no, in offerta, scusatemi, a prezzo pieno, mi serviva perché le avevo finite, la Camomilla solubile. Io ho adesso terminata quella della Lidl, che non so, ricordo come si chiama, che costava veramente pochissimo, tante bustine, però la Lidl io purtroppo non ce l'ho vicino a casa, vabbè. Ho preso queste qua della Sogni d'Oro, solubile, 20 bustine, 1,60 euro, 1,70 euro, ma vi ripeto, non era in offerta. Poi ho preso le bustine di zucchero, perché mi sono finite. Io questo, le bustine di zucchero le uso quando faccio il caffè, quando mi faccio la cioccolata calda, quando mi faccio la Nesquik, quando mi faccio
tè, comunque le uso spesso, mi trovo molto più comoda con le bustine che con lo zucchero normale, perché metto una bustina, quindi comunque uso poco zucchero. Io uso sempre il zucchero di canna perché mai mi sono abituata proprio al gusto dello zucchero di canna. Questo è mezzo chilo di zucchero, circa 1,60 euro, 1,70 euro, anche queste. Poi ho preso il Quasar, perché ne ho sentito parlare molto bene qui, non so, non mi ricordo chi, da chi, proprio di questa linea Quasar, ma anche sapevo da mia madre che comunque erano prodotti buoni, infatti costa un botto, però cercavo una cosa efficace, ottima per lavare sia le rubinetterie, sia i lavabi, proprio comunque il bagno in generale, e quindi ho deciso di prendere questo qua, Quasar Bagno, che appunto è igienizzante, profumante e protettivo. Questo qua, me lo ricordo, il prezzo assolutamente non è in offerta, 2,39 euro. Ho voluto proprio comprare una cosa buona buona buona. Ultima cosa che ho preso sono questi, erano in offerta, se non sbaglio 1,69 euro anche questi, comunque più o meno sono quelli i prezzi. Ho preso della Galbusera i buoni così, senza zuccheri aggiunti, con uova fresche italiane da galline allevate a terra. Sono 330 grammi di prodotto. Io questi li userò per colazione. C'avevo dei biscotti come scorta, però comunque quando trovi Galbusera in offerta li devi prendere, perché a prezzo pieno costano un botto. Se non mi sbaglio comunque era quello il prezzo, 1,40 euro, 1,50 euro. Poi, l'ultimo prodotto, perdonatemi, questo anche mi ricordo il prezzo, ho preso la maionese, perché a volte, che ne so, mi faccio gli Justel, mi faccio un panino, voglio un po' di maionese. Questa era in, no, non era in offerta, è un prezzo ribassato della Déco, 200 ml, cioè 186 grammi, 1 euro, quindi veramente niente, pure per tenerla quando viene Mauro qualche volta, oppure magari può sempre servire. Poi andando alla cassa, pagando, c'era questa offerta qua, arrivando a 20 euro di spesa, potevi avere una tazza a 1 euro. Io le tazze mi piacciono sempre, comunque mi servono sempre, e deciso di prenderla. La fantasia è uguale, però la potevi scegliere in rosa, rosso, verde, azzurro, e io l'ho scelta rosso. Questa è la tazza, 1 euro, è carinissima, e niente, ho pensato di prenderla. E niente ragazzi, quindi questo era tutto. Chiedo scusa un po' per i prezzi, che sono stata un po', diciamo così, non precisa, però non mi ricordo tantissimo. Più o meno i prezzi sono quelli. Calcolate che comunque ho speso tutto, calcolando che mia mamma ha comprato 8 euro di cose, ho speso tutto 31 euro, quindi fate 31 meno 8, comunque tutte queste cose 21-22 euro, quindi facendo la media più o meno i prezzi sono quelli che vi ho detto. E niente, con questo spero che vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto mi mettete un like, un commentare, condividere sotto a box informazioni. Vi lascio come al solito tutti i miei link social, Facebook, Instagram, 21buttons e gruppo Facebook. Io vi rimando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!